La risposta del pozzo. Un gruppo di ragazzi e ragazze, una sera d'estate, dopo aver cantato e raccontato storie buffe, improvvisamente si chiesero: qual è il segreto della vita? C'è un pozzo che possiede la risposta, disse il vecchio custode del campeggio. Era lontano, ma l'ebbrezza della notte era dolce. I giovani decisero di recarsi al pozzo. Arrivati, posero la domanda: c'è un segreto della vita? Dalla profondità del pozzo echeggiò la risposta: andate nella piazza del villaggio. La troverete ciò che cercate. Pieni di speranza, obbedirono, ma nella piazza del villaggio trovarono soltanto tre botteghe. Una bottega vendeva fili metallici, un'altra strane forme di legno e la terza pezzi di metallo. Nulla e nessuno in quei paraggi sembrava avere a che fare con la rivelazione del segreto della vita. Delusi, i giovani tornarono al pozzo a chiedere una spiegazione. Ma il pozzo rispose: capirete in futuro. Protestarono, ma l'eco delle loro proteste fu l'unica risposta che ottennero. Credendo di essere stati raggirati, i giovani decisero di ritornare al campeggio. Era notte fonda, quando si unì a loro un giovane che aveva i capelli lunghi, uno sguardo sereno, vecchi jeans sbrindellati e uno zaino sformato. Si fermarono a riposare in una radura e accesero un falò, alla luce della luna. Il giovane sconosciuto trasse dallo zaino un sitar, il tipico strumento musicale dell'Oriente, e cominciò a suonare. Era una musica meravigliosa, vibrante, ispirata, dolce ed appassionante. Affascinati, i giovani si voltarono tutti verso il suonatore. Videro le sue mani che suonavano abilmente. Videro il sitar, e gridarono di gioia, perché avevano capito. Il sitar era composto da fili metallici, di pezzi di metallo e di legno come quelli che avevano visto nelle tre botteghe nella piazza del villaggio e che avevano giudicato senza particolare significato. I fili sono nati per legare le persone che possono vivere in armonia con gli altri. Buonanotte!